prendete la vostra vita e fatene un capolavoro. Sono le parole di Giovanni Paolo II, che opera da subito un'animazione che tende all'approfondimento della partecipazione alla vita ecclesiale dei giovani. Giovanni Paolo II è ricordato come il Papa dei giovani, un amore che nasce da lontano. Anche da giovane sacerdote ha sempre avuto un pensiero privilegiato per loro. Infatti, per molti anni è stato assistente dei giovani universitari di Cracovia. Nelle molte occasioni di incontro con loro, crea una condivisione che genera appartenenza. Le giornate mondiali della gioventù sono un segno efficace della comunione ecclesiale. Esse riuniscono i giovani provenienti da tutto il mondo e raccolgono i diversi gruppi, movimenti, associazioni e comunità attorno al Papa e ai Vescovi. Sono un vero e proprio pellegrinaggio sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista pratico. Le GMG sono un modello della pastorale giovanile e richiedono un adeguato inserimento nella vita delle parrocchie e delle diocesi. Questa l'intuizione di Giovanni Paolo II. Giornate che sono un provvidenziale dono dello Spirito Santo alla Chiesa ed una preziosa eredità di Papa Giovanni Paolo II. Wojtyla è consapevole del suo ruolo di aggregazione, dice infatti: il Papa deve sempre creare legami perché gira di città in città, da chiesa a chiesa, da paese a paese. I suoi atteggiamenti sono frutto di un'attenta considerazione del proprio ruolo nell'educazione della gioventù. Faccio anche il postino, dice, che porta la posta tra i giovani. Impegno che chiede anche ai vescovi e ai sacerdoti che si occupano dei giovani all'interno delle parrocchie. Nei grandi raduni, come negli incontri parrocchiali, Giovanni Paolo II realizza una dimensione di chiesa soggetto di pastorale giovanile, che ha proprio nella figura del Papa il primo operatore di comunione di unità. Invita così i giovani a partecipare alla vita della Chiesa, perché dice: la Chiesa ha bisogno dei giovani. A questi però dice anche che loro stessi sono la Chiesa, sottolineando l'importanza di riconoscersi ed operare comunitariamente. Anche i giovani sono soggetto di pastorale, perciò ne devono prendere coscienza. C'è un proverbio in polacco: Jakim się stajesz, takim się staje. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire: se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane.